Allora, eccoci qui a Marli al termine della gara dei giovanissimi tra l'Academy Porcari e il Castelnuovo Garfagnana. Siamo con il direttore sportivo del Castelnuovo, Simone Vanni. Buonasera. Ecco Simone, la partita di questa sera tanto era un assaggio. So che voi fra l'altro avete iniziato da due giorni la preparazione, quindi era proprio la prima volta in questo gruppo. Sì, esatto, hai detto il giusto, no? Siamo partiti praticamente abbiamo fatto un allenamento e un ritrovo per inaugurare la nuova stagione, perché è iniziato questo torneo per noi che è un appuntamento importante e quindi di preparazione e quindi deve servire a quello, vedendo anche il calendario, che poi la seconda partita la giocheremo mi parlo il 18-19 sono contento, perché comunque è un gruppo sul quale facciamo molto affidamento, un gruppo serio, un gruppo valido, abituato a lavorare, e quindi vediamo la prossima partita, che stasera comunque Porcari avevate anche un avversario, certo, si sapeva, importante, una squadra al campionato regionale, una squadra rinforzata, mi ha fatto un'ottima impressione, sicuramente partita prima di noi, però insomma specialmente il primo tempo abbiamo avuto anche qualche palla importante noi, però il centravanti Babboni, che abbiamo premiato come miglior giocatore vostro, poverino, da solo era un po' contro tutti. Eh sì, stasera noi nelle praterie il mister Cavani li conosce già questi ragazzi, che erano nati 2 anni fa, però anche lui sono la presi da poco, e quindi aveva fatto una partita diciamo di sacrificio, lasciando lui davanti, e comunque è un ragazzo molto valido, di prospettiva, è una squadra in tutti i suoi elementi secondo me molto valida. Senti Simone, approfittiamo del fatto appunto di sentirti e di vederti, di averti qua. Ecco, parliamo un po' di come nascono queste squadre di settore giovanile. Stasera facciamo, certo. Non parliamo di prima squadra. Ecco, che squadre parliamo delle nuove squadre del Castelnuovo? Come sei fiducioso? Come la vedi la nuova stagione? O con che novità vi presentate? Allora, partiamo intanto da quella che è la nostra prima squadra del settore giovanile, dagli Avi Regionali 2004. È una squadra totalmente nuova, affidata a Bandini, che tra l'altro ha guidato molto bene il 2006 per 2 anni. E è una buona squadra, anche quella ha bisogno di tempo, cercherà domani sera subito con il Tau. Anche lì abbiamo iniziato una settimana, perché con tutte le squadre abbiamo iniziato il 31. Visto che i campionati inizieranno, per fortuna sembra, a ottobre perlomeno regionali, e per gestire gli spazi e tutto siamo partiti diciamo normali come date, e questa squadra avrà bisogno di tempo, quindi però è una squadra penso che attrezzata per fare un campionato regionale, per mantenere la categoria, che rimane il nostro obiettivo. Poi abbiamo il 2005, e anche lì è un gruppo numeroso, sono 23-24 elementi, e questo dovrà fare da supporto per quello che è gli allievi regionali. Bravo. Il 2006 l'avete visto, e nel 2006 penso che può... Campionato provinciale, penso che abbiamo una squadra per poter lottare per Uno degli obiettivi si il può nostro dire. Obiettivo è quello. Visto il campionato dello scorso anno, quelle che avevamo diciamo davanti sono le squadre che facevano i campionati regionali, quest'anno non ci saranno, c'è un po' di curiosità per vedere quello che saranno i gironi, come verranno un po' suddivise le cose, su questo siamo un po' in alto mare, anche penso sui livelli regionali. E nel 2007 uguale, è un anno di crescita, e quindi un buon gruppo, e si cerca di proseguire, via. Ecco, insomma, poi a livello di strutture, a livello di che novità ci sono nella vostra società? C'è un nuovo presidente, quali sono un po' le notizie che arrivano? Il lavoro è sempre importante che fate, perché insomma, storicamente, no? Certo, Castelnuovo è sicuramente una delle società più importanti della valle, perché comunque sia per la storia sia per i numeri, storicamente di sicuro, sia per i numeri che abbiamo tutte le squadre, è logico che sia un po' l'epicentro, anche se ora la concorrenza è sempre
elevato, ma sia a livello di prima squadra sia a livello di settore superiore. Certo, certo, e quello sì, specialmente sì, come hai detto bene, anche prima squadra, insomma. Siete un po' accerchiati. Sì, però è però è anche riuscite bello sempre a trovare la vostra dimensione, cioè, certo. Ecco, questo anche cambiando gli uomini, ecco, con col tuo arrivo, cambiando... La scelta è stata quella di dall'altro anno, insomma, di riuscire a implementare un po' il settore giovanile, cercare di evitare quantomeno che i ragazzi vadano da altre parti. E hanno spento le luci, sì. Però speriamo con Simone qua di farcela. Si vede. Simone, ce la facciamo, vai. Sì, sì. Si prosegue questo inconveniente. Hanno spento la luce dietro. E niente, tra tante difficoltà, comunque il nuovo presidente di Notini. Noi stiamo cercando di fare il massimo per fronteggiare questa anche emergenza sanitaria che c'è, che sicuramente ci mette a dura prova tutti quanti per l'organizzazione. E la società sta facendo cose importanti, ha comprato tutte le borracce per tutti, ora arrivano le mascherine, stiamo cercando di... abbiamo gli spazi, quello c'è dall'altro anno, le squadre a 11, noi ci alleniamo sempre a campo intero, almeno 2 allenamenti su 3. E questo magari quest'anno quell'organizzazione ci facilita, perché dobbiamo usare gli spogliatoi per una squadra sola, però insomma pensiamo che qualche mese fa era già una situazione stasera, drastica. No, già essere qui stasera, certo, sono segnali di ripartenza. Certo, logicamente stiamo seguendo i protocolli alla lettera, e perché ci teniamo a salvaguardare la salute dei ragazzi, dei dirigenti, e questo implica ovviamente un lavoro ulteriore, però la società è preparata, è seria, e quindi stiamo cercando di fare tutto per il meglio per non far mancare niente a questi ragazzi. Perfetto, allora in bocca al lupo anche alle squadre del Castello Garfagnana, fateci avere notizie, noi saremo sempre pronti a seguire. Grazie, grazie Simone, e a presto. Ciao, grazie a tutti.